Clelia? Clea? Clelia? 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 Clea? Dove sei? Clelia? Dobbiamo iniziare il programma, vieni! Clelia? A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Perché no? Simona! Signora, per favore, non mi disturbi. Simona, sono io. Signora, non mi disturbi, sto cercando Simona, di sono mettermi Clelia. In telepatia. Oh, oddio, ci sono riuscita. Che ah, ti spiego, ti spiego. Ho incontrato tre dell'Ave Maria. Pensavo che fossero le tre dell'Ave Maria. Però io ho detto, chi siete? Siamo la trilogia e mi hanno dato questo cerchietto. Ma con quel cerchietto dobbiamo andare al trilogy. Che trilogia! Al trilogy! Andiamo, va, andiamo. Composizioni, però le tre tragedie, io, tu e Dorella. E Dorella, e ritroviamo qui la a sinistra, a sinistra. Ecco qua, ecco qua. E sono qui al Trilogy di Manduria e ho trovato lui. Come ti chiami? Giacinto. Giacinto, di dove sei? Di Monte Iasi. Addirittura da Monte Iasi fino qua a Manduria, come mai? In poche parole, io seguo Eclisse di Luna tramite Facebook e sono venuto direttamente qui. Quindi il nostro amico Giacinto ha seguito il principio lavorista. Lavori, lavori e lavori. Però oggi sei qui al Trilogy di Manduria per divertirti insieme a noi, giusto? Certo, certo, certo. Certo, certo. Alex Tundo. Buonasera, buonasera, bentrovata. Bentrovato, grazie per essere venuto qui al Trilogy. Senti Alex, quali sono le tue novità? Beh, le ultime novità proprio fresche fresche, è una bella situazione perché stiamo girando un film d'azione, Taranto, in Germania e nelle Marche, e stiamo coinvolgendo tanti amici, attori e non per questo film che sarà comunque poi divulgato in tutto a livello internazionale. Benissimo, che bello. Bene, e quali sono gli attori? Beh, gli attori, i protagonisti sono diversi, però abbiamo lo scoop proprio per la vostra emittente. Abbiamo uno dei protagonisti qui con me, che è Nicola Pernisco, e alla mia sinistra. Eccolo qua. Ecco Nicola, come va Nicola? Tutto bene. Pure tu Tarantino Veraccio? Origine di Tarlo Vecchio. Si tratta di un film malavitoso. Quindi tu fai il malavitoso? Uno dei boss. Uno dei boss? No, non mi fai niente, no? Sei un assassino? Ammazzo a tutti, sì. Posso testimoniare come manager di questa pellicola,
che è con un cuore grande grande, sarà con noi a Taranto per girare le ultime scene, perché poi ci sarà tutto il discorso di montaggio, di produzione e distribuzione, e sarà Andrea Roncato, che probabilmente conoscete, bolognese, è un amico e parteciperà nella nostra pellicola. Benissimo, vi faccio tanti auguri. Si chiama Francesca Giannini. Francesca Giannini, che ha appena vinto un festival ieri, vero Francesca Giannini? Sì, ho vinto il concorso Canoro di Natale indetto dall'ANSPI di Castellaneta Marina col patrocinio del comune. E sono arrivata prima. Ma che bello! È arrivata prima, signori! Auditorium dell'oratorio di Castellaneta Marina. Ah, bellissimo! In provincia di Taranto. Complimenti, bello. E ascoltami, io ti volevo chiedere, questo quarantenne l'ho scoperto Sebastiano, la, 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 e ci si sente a compiere 40 anni come ieri, come ieri, come ieri. Ma lei è un ragazzino, davvero è un ragazzino. Grazie. Prego, è un pensierino. Siamo qui con un musicista, Tony Guerriero, un personaggio noto, vero? Noto, almeno in zona io ti sento. In zona sei noto? Ah, non lo so, guarda, se lo dici tu. La prendo per buona. Senti Tony, parlaci un po' di te. No, noi dobbiamo dire una cosa, che qui al Trilogy ci sono dei personaggi. Abbiamo dei personaggi. Quindi questo è il posto dei VIP. Qui il Trilogy è un diamante. È un diamante. Un diamante, è un diamante. Mi fa piacere. Trilogy è un diamante. L'ho scoperto questa sera questo locale. Telepatiche, siamo come Terry e Maggie, siamo telepatiche. Ho ricevuto un invito su Facebook, ero libero e sono venuto volentieri. Senti, mi parli un po' di te? Cosa vuoi sapere? Che fai nella vita? Sono laureando in pubblicità e marketing, mi occupo di musica, lavoro nel mondo della musica, produco music house. Tu invece canti, vero? Io sì, ancora studio al conservatorio però. Qual è il tuo brano preferito? Verdi. Facciamo un applauso, signori, in questo momento, in questo angolino. Ma siete qui per una televisione? Sì, siamo qui per una emittente televisiva, cioè noi facciamo questo programma che poi trasmetteremo fra qualche giorno su Teleradio Città Bianca, e siamo ben lieti di essere qui con te. Che bello! Posso dare il tuo? Sì, applauso, signori! Teleradio Città Bianca, allora vi dovete salutare
Antonino Saponaro, perché è un carissimo signore, un amico mio grande. E te lo sappiamo, perché ho fatto con lui diverse cose molto tempo fa. Sei un grande, hai ravvivato il nostro cinema. No. Noi te ne siamo grati perché ci hai fatto tanto sorridere, ci hai fatto ridere anche a Tre Papelle. Grazie. E quindi noi io amo i film, devo essere sincera. È vero che tutti dicono, vabbè, Clelia Conte è un intellettuale, cosa fai? Niente, sto qui. Guarda. Io amo i film che fanno ridere, perché la vita è piena di sofferenza, quindi bisogna sorridere, è vero? Certo, nonostante le mie cataratte, riesco ancora a guardare bene determinate cose. Senti, ma che gli combinavi? Che cosa combinavi a Hedwig Fenech? No, io non combinavo niente a Hedwig Fenech, è lei che combinava a noi. Beh, è un po' diverso. Sai, è un po' diverso. L'ho vista giorni fa. Ed è sempre bella, una delle più belle storie del nostro cinema. È una bellissima donna e è veramente, signori, io farei un applauso grande a questi bellissimi, bravissimi attori. E Lino Banfi invece, che rapporto hai con Lino Banfi? Con Lino ho un rapporto eccezionale, perché lui è un grandissimo, è il nostro maestro. Anzi, con lui sarò impegnato quest'anno nell'allenatore del pallone 3. Che noi faremo. Che bello! Cominciamo a maggio dopo la fine del campionato, e quindi daremo ancora alla luce uno dei più grandi colossi della commedia italiana, quella del vero cinema, che ormai non esiste più. Senti, mi inviti alla prima? Sarai una delle prime invitate e possibilmente ti farò indossare lo stesso vestito che difficilmente potrò dimenticare. Voi potreste lavorare bene in Spagna, sì, perché sicuramente così fareste inferocire diversi tori, sì, perché sì, i tori si incazzano, sì, non lo so, quando vedono gli abiti rossi. Si sì, può sapere quanti cazzi il microfono? Allora, numero 3, fatemelo capire con allora, quello, noi siamo con al quello che devo parlare. Al trilogy. E quindi abbiamo 3 microfoni. Scusi. Numero 3. Il potere del trio coincide sempre con il mio. Bene, mi fa piacere, io sono contento, sono lieto di avervi conosciuto. Salutatemi tutti gli amici di Teleradio Città Bianca. Sono molto affezionato, non nascondo che io quando la sera sono a letto mi sintonizzo sempre su TRCB. Ma sei un tesoro! No, grazie! Sapete perché? Perché sento tutte le cose locali del nostro territorio. Sì, è una delle più belle televisioni che abbiamo, grazie, dopo Telenorma, che fanno tanto. È vero, e siamo anche molto grandi, come c'è una grande area. Sono molto amico di Tonino perché è amico di tanti grandi. Sì, grazie. Sì, è amico grazie vostro. E poi vuole bene. È vengo a prenderti stasera. Con la mia torpedo blu. Bobby. Suono il clacson e la torpedo della mia torpedo blu. Ciao a tutti. Grazie. Francesca, di dove sei? Manduria. Ti stai divertendo qui al Trilogy? Sì. Cosa hai degustato? Ho preso un pampero e crodino. È stato il Natale? Niente, prima ho fatto una cena con i familiari e poi una festa con degli amici. Tutti insieme appassionatamente, quindi. Gregory, Christian, Fabio. Come mai qui al Trilogy questa sera? Ma abbiamo visto che c'era una serata e siamo venuti un po' a vedere. Quindi voi avete detto carpe diem e quindi muoviamoci, veniamo qui al Trilogy di Manduria. Sì. Se, ho dimenticato il nome, come ti chiami? Christian. Scusami Christian, ascolta, cosa hai trovato sotto l'albero di Natale? Beh, i miei mi hanno regalato un Xbox 360 e... Alla faccia della crisi La crisi economica, si sente la crisi, però diciamo che di Natale dobbiamo concederci qualcosa. Ascolta, ma tu hai scartato i regali la vigilia
della notte di Natale oppure la mattina di Natale? No, la mattina di Natale, per rispetto. Perché la vigilia di Natale cosa hai fatto? Ho fatto altre cose, diciamo. Che cosa hai fatto? Sono andato in discoteca, mi sono divertito un po' e poi sono stato con gli amici un po' in giro. Cosa ho fatto a Natale? Sono stato con loro. E siamo qui con Piero, il titolare di questo bellissimo locale. Piero, che prospettive hai per questo nuovo locale? Speriamo che vada bene. Cerchiamo di dare qualcosa di nuovo a questo paese, no? Qualcosa di diverso. Siamo intenzionati a fare sia serate del genere, serate di musica classica, serate di musica live. E poi speriamo bene. Voi avete fatto anche delle di mattina, cioè ora dell'aperitivo, spiega. Sì, sì. Abbiamo fatto le musica jazz alle 9.30 di mattina sino alle 11.30 con grosso successo di pubblico, la gente ha molto apprezzato, era molto contenta. Qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Quindi per tutti, ce n'è per tutti i gusti. Sì, sì. Infatti, un cocktail misto. Infatti non per questo rosso e blu, no? E infatti la caratteristica di questo locale è che da un lato è rosso e dall'altro è azzurro come il mare. Esatto, da un lato un po' più fresco, dall'altro lato un po' più caldo. Benissimo, e noi ci siamo qui volentieri, siamo felicissime di essere venute stasera al Trilogy, vero Simona? Ti ringraziamo per la disponibilità che ci ha offerto, quindi un grazie nutelloso. È stato un mio piacere avervi qua. Grazie. E poi a te. Con due Babbi Natali del genere, tutti gli anni io vorrei far festeggiare. Ciao! Ciao! Tu cosa becche? Mi dica. Tu cosa becche? Un mojito. Tu becche mojito? Tu non devi becche questa pozione malefica. Io ho visto becche te 5 volte. 5 volte, Pepe? Io ho visto becche te 5 volte. Tu trasformare in mojito, in vomito. Tu essere incosciente. Tu essere incosciente. Tu non devi guidare così. Tu essere molto ubriaco. Adesso fare test Rottweiler. Stai zitto. Tu adesso devi gonfiare il palloncino. Non essere così volgare, giovane. Gonfiare. Lo sai chi sono io? Tu cosa essere? Tu sei alcolizzato. Tu essere alcolizzato. Gonfiare. Gonfiare palloncino. Gonfiare palloncino. Gonfiare palloncino. Palloncino io. Palloncino, gonfiare, sentire me. Gonfiare. Essere palloncino, gonfiare. Gonfiare. Gonfiare, gonfia, gonfia. Gonfia. Vedi, tu leggi che tu è basta così, guarda, risultare cosa? Essere ubriaco al 100%, essere ubriaco tu, tu essere una persona masochista. Accomodiamoci. Qualche parte. Dottoressa, si calmi. Bambino, può andare via, tu devi sbagliare sempre, rompere le scatole. Mamma, chi è questa, la Befana? No, zitto. Ma perché, dottoressa? Mettiti qui. Io metterei alla destra, io sarei destra, tu sinistra. Ah, già è vero, lei è destra, lei ama la destra, la dottoressa. Mi scusi, non volevo commettere questo terribile errore. Dottoressa, allora, ma lei per caso c'ha una sorella? Sì, mia sorella, chiamarsi Fana. Fana? Ma per caso ha a che fare con il 6 gennaio? Esattamente, lei festeggiare suo onomastico il 6 gennaio, semplice. Non lo mettevo in dubbio, è sua sorella. Sorella. Complimenti. Senta,
gli è stata di troppo dolce con lei. Ma io che cosa le ho fatto, dottoressa? Tu è stata troppo dolce, è stata dura come dottoressa. Ma io non riesco, io sono uno zuccherino. Prendere esempio da me, poi vedrai come è stata dura. Va bene, dottoressa. Che cosa ne pensa di questo governo? Io penso che questo governo tolga i poveri e tolga i poveri. Io spiegherò a lei sempre perché. Molti senatori lamentarsi troppo. Perché? Perché pagare troppo la mensa del Senato. Quanto? 30 euro al pasto. Ma cosa è essere per il loro stipendio? 30 euro al pasto. E certo, certo, 30 euro al pasto. Essere una stupidaggine, non essere tirchi. Tirchi. Tirchi, sì, sì. E beh, certo, i senatori 30 euro al pasto. E non è un grande spesa. Lei deve pensare questo, per colpa loro, licenziare 9 collaboratori. Vergogna, quei poverini lì che guadagnano solo 1000 euro al mese. Quando tutti i vitalizi verranno tolti, erranno tutti licenziati. Vergogna! Vergogna, vergogna, sì, i poveri, i portaborse non esisteranno più senza i vitalizi. Comunque passiamo a noi, passiamo a noi. Però io non capirei perché tutti avercela quel povero Berlusconi, perché? Perché ce l'hanno con Berlusconi? Io capirei. Ce l'hanno avuta, perché ormai... Certo, lui aiuta molte giovani fanciulle a far carriera, semplice. Ma lei avrebbe voluto essere una di quelle? No, assolutamente no. Ma non ha, scusi, ma non hanno fatto gavetta politica queste giovani fanciulle? Io spiegherò a lei perché loro non hanno fatto gavetta politica. Loro fare gavetta con politici. Capito la differenza? Capito la differenza, capito. E Berlusconi premiato per questo. Sempre. Certo, ha fatto dei ministri senza gavetta, ma sono bellissime queste belle ministre, sono bellissime, hanno tutte. Sì, sì, ma vanno tutte dallo stesso chirurgo plastico. E anche dallo stesso parrucchiere. Sì. Tutto così, funziona così. Ho capito, ma vuole fare un augurio adesso per le feste, ecco, entriamo nel nuovo anno, abbiamo ancora la Befana, siamo usciti da Commercio. Fai cantare me una canzone. Certo. Posso cantare una canzone? Così, dottore. Posso cantare una canzone? Certo, certo. E fare augurio, spero che proprio Natale non porti nulla ai giovani alcolici beroni, ma tante belle cose ai pimpi buoni. E ricordate che tutto quel che dico io è legge. Mamma mia. Al Trilogy, quanti bei quadri! Io ho notato che al Trilogy ci sono meravigliosi quadri, le rose, i volti, è vero, a me piace molto, mi rilassa. Mi rilassa. Dopo una serata, è una serata meravigliosa. Eh sì, è stata rovinata un po' dalla Rottweiler. Scusate ragazze, prego. Voi mi ricordate quelli degli uomini. Come delle attrici? Ah, ecco, due attrici, sì, due attrici. Nel film gli uomini si sono innamorate di due donne. Ma no, quelle gli uomini preferiscono le bionde. Preferiscono le bionde. Che esagerazione. Bravo, però comunque. Ma erano Marilyn e Jean Russell, ma noi siamo proprio piccole. No, piccoline, piccole, piccole. Senti, siete bellissime. Grazie. Bellissime. Grazie. Arrossiamo, già siamo rosse. Siamo rosse. Ma poi dobbiamo dire che questi vestitini ce li ha gentilmente offerti Shangri-La di Manduria, che è una boutique molto bella dove potete trovare bellissimi vestiti, tutte le taglie, non solo così sexy, anche sportivi, ma anche taglie belle forti, sì. Ci sono, quindi. Ad esempio la mia taglia 44, pure la mia più o meno, siamo lì. Non è la quantità, la qualità. Se al Trilogy verrai, buone feste passerai. E se vieni in compagnia, garantita è l'allegria. Ciao!